Gentili ascoltatori di Radio Science TV, emittente online di Treviso, radioscience.it, in collaborazione con Pianeta Oggi TV All News di Venezia, un saluto, siamo sempre collegati in diretta, anzi salutiamo anche tutti coloro che ci seguono dalla Toscana tramite Radio Valdichiana, dall'Emilia Romagna tramite Radio Reno Web e altri ancora che sono collegati a reti unificate per un ulteriore aggiornamento per quanto è successo in Toscana, in modo particolare nel Livornese, che è stato interessato da un'ondata fortissima, è il caso di usare il superlativo assoluto di maltempo. Ci sono stati dei morti, si è parlato anche di dispersi, ci sono molti danni, macchine trascinate via dalla furia delle acque e il fango, e ora c'è allerta meteo anche su Benevento, prima su Lazio allarme rosso, ora allerta meteo anche su Benevento. In collegamento con noi abbiamo un personaggio noto a livello nazionale della televisione italiana commerciale, che io ringrazio fin da adesso per la sua disponibilità. Lui è Gianfranco Guarnieri, lo avrete visto sicuramente in giro per le televisioni di tutta Italia. Gianfranco, buonasera, ci sentiamo, come mi senti? Ah sì, ciao Massimo, buonasera a tutti voi e un salutone grande a tutti i radioascoltatori. Grazie Gianfranco, ecco, per questa dicevo tua disponibilità, perché sappiamo che hai avuto anche tu parecchio da fare quest'oggi proprio a causa di questo forte maltempo che ha colpito la tua città. Ecco, se ci puoi dire innanzitutto cosa effettivamente è successo, tu che sei lì sul posto, ecco, cosa hai visto attorno a te? Beh, questo che ho visto ho sentito, perché praticamente diciamo questa tempesta di acqua incredibile l'ho vissuta completamente, sia stanotte non ho mai dormito assolutamente, perché insomma è stata di proporzioni veramente apocalittiche, e quindi poi mi è andata via la luce a casa, ma ripeto, queste sono diciamo così cose di poco conto. È stata veramente la proporzione di acqua che è accaduta in poco tempo, è stata veramente, in 55 anni non ho mai visto una cosa del genere. E beh, io penso che addirittura in quello che poi è successo, io proprio sono tornato da poco, perché mio fratello era proprio vicinissimo alla zona dove è morta la famiglia, quindi io praticamente sono nel mezzo dal disastro vero e proprio. A me è andata abbastanza bene, quindi sono nel giro di 1,5 km diciamo dalle zone forse più colpite. E devo dire, cioè una cosa veramente allucinante, perché c'era l'allerta meteo, tutti lo sapevamo, ci mancherebbe altro, però una cosa di questo genere, di una potenza e di una forza che ha colpito così all'improvviso, è stata una cosa veramente, cioè, che mi ricorderò finché campo, perché veramente è stata una cosa veramente molto molto drammatica. Certo, ti credo, guarda, c'era un'allerta meteo rossa in Liguria, però non si pensava che in Toscana ci fosse una cosa di proporzioni così forti. Avrebbe dovuto essere il contrario, allerta meteo rossa in Toscana e in Liguria magari arancione, cioè. Invece, ecco, vedi com'è il tempo, è quasi oramai imprevedibile, no? Sì, non solo imprevedibile, ma anche, devo dire, purtroppo spietato, perché ha dato un pochettino di tregua oggi nel pomeriggio per poter, diciamo, anche così fare i soccorsi, come abbiamo fatto fino a poco tempo fa, ma ha ripreso a ripiovere un'altra volta copiosamente, quindi diventerà poi difficile anche per il proseguio, diciamo, degli eventuali soccorsi che dovranno essere fatti per persone che hanno perso veramente tutto, perché io sono stato lì, insomma, ho visto praticamente dal vivo le zone un po' più colpite. Mamma mia, veramente, cioè, allucinante, forse è la parola più giusta. E beh, la cosa più importante, spero e mi auguro, che queste famiglie non rimangano sole, perché purtroppo, come ben sappiamo, come è già successo anche in altri casi, io poi anche a Genova ho vissuto questa cosa, ma ero in TV, insomma. E ci auguriamo che non rimangano sole, ecco, che le istituzioni
cioè non è che facciano la parte soltanto nei soccorsi, ma che diano veramente dei grandi aiuti, anche, soprattutto finanziari, a persone che veramente hanno perso tutto, tutto, completamente tutto, ed è difficile ricominciare quando si è perso tutto completamente. Quindi, insomma, il mio pensiero va a queste persone e soprattutto a quella famiglia che, insomma, in poco tempo si è vista completamente spazzare via dal fango e dalla pioggia. Questo sì. Certo, ecco, quindi praticamente tu poi hai avuto modo di vedere che ci sono dei danni ingenti lì nella città. Ingenti, ingenti. Sì, ci sono delle zone veramente inaccessibili, ancora coperte dal fango. Poi, come ho già detto, i soccorsi ci sono. Un plauso, devo dire, ai soccorsi che da stanotte si sono attivati veramente alla grande, non c'è da dire niente. Il problema è che ancora purtroppo mi lascia perplesso è le condizioni del tempo che non danno tregua e quindi è ricominciato a piovere e quindi si è riuscito, devo dire, ad evacuare, a pulire cantine, garage, ma se comincia a ripiovere così, quindi diventa un problema per tutto, insomma, con la speranza che non, insomma, magari io, guarda, ti dico una cosa molto semplice, io spero che piova così, che riesca, cioè forte, però anche se poi crea problemi e disagi ugualmente alle forze di soccorso, però che non vada oltre, perché sennò sarebbe inutile tutto quello che viene stato fatto, quindi. Certo, quindi adesso ha ripreso a piovere in maniera copiosa. Sì, ma è molto forte, quindi molto molto forte. Quindi quello è il problema, perché insomma era venuto poi il sole oggi pomeriggio, insomma stamattina, e quindi cioè, tutto è stato abbastanza semplice, almeno per quanto riguarda le forze, ma se comincia a piovere diventa veramente un grosso problema, soprattutto per così dare anche una sorta di agibilità possibile, cioè tra virgolette, sempre alle persone che magari non lo so, non hanno più casa, insomma, diventa un macello, diventa un problema questa pioggia che è ritornata copiosamente a ricadere su questa zona già, devo dire, particolarmente colpita. Ecco, sì, esatto. Tra altre cose aggiungo, ci sono state anche delle precipitazioni e dei danni anche in Friuli Venezia Giulia, in provincia di Udine in modo particolare, è caduto un albero addosso a una casa, per fortuna non si segnano feriti, tramite Meno male. l'emittente Istra TV, che trasmette in lingua slovena o croata, se non ricordo bene, comunque ecco, anche lì ci ha mostrato che ci sono degli allagamenti, insomma delle situazioni abbastanza serie, quindi anche nella vicina regione dell'Istria. Ecco, ritornando in Toscana, dunque, cosa dicono le previsioni? Tu cosa hai sentito, Gianfranco, per le prossime ore? Ma Cosa dicono? senti, le previsioni, non, cioè, non, allora, l'allerta meteo è così sulla carta fino alle ore 24, almeno così è stata data la protezione civile, però da quello che insomma ho sentito dire, eccetera, eccetera, il brutto tempo è anche domani, dovrebbe venire un'altra copiosa, diciamo, fortissimo temporale anche domani. Quindi, come ho già detto prima, la cosa purtroppo drammatica, e spero che così non sia. Soprattutto per quanto riguarda i soccorsi che sono partiti completamente, chiaramente se piove con queste dimensioni diventa difficile fare tutto quello che è stato fatto. Certo. Quindi cioè, ci vorrebbe magari un po' più, diciamo, di calma, di quiete, ma purtroppo davanti a queste cose diventa difficile fare dei programmi, come le stesse previsioni del tempo sono sempre un po', tutti sappiamo dell'allerta meteo, cioè per amor di Dio ci sono grandi tecnologie sotto questo aspetto, però purtroppo, come si è visto qui a Livorno, come magari succederà in altri casi, cioè, non si possono prevedere certi disastri, certe esondazioni, ecco, forse il termine più giusto è questo, perché cioè, è veramente una cosa incredibile quello che è accaduto ieri sera. Ah, non c'è che dire, assolutamente, veramente una cosa incredibile. Livorno non ha mai subito una situazione Mai, così mai, forte, mai, vero? mai, Ecco. mai, mai. Possiamo pure dire che non piove più come deve piovere, ma sono dei veri autentici monsoni, un po' in tutta Sì. Italia, cioè quando piove da qualsiasi parte, cioè non sono più piogge, diciamo, comuni, no? Magari anche forte, ma proprio dei veri e propri monsoni. Si scarica l'acqua in maniera forte, copiosa e procura danni a cose, danni alle case, alle persone. Diventa veramente un problema quando piove. Bisogna aver paura oggi.
Certo, infatti lo dico anch'io, quando si sente che deve cambiare il tempo, attenzione andare via in auto perché non si sa cosa si trova, bisogna dire così adesso, oggigiorno purtroppo. Soprattutto, io poi viaggio tanto in auto, quindi ne ho visti tutti i colori, però veramente, anzi, lo dico sempre, ma perché io credo che, guarda, che una cosa importante sia stata una, che fortunatamente non sono ancora ripartite le scuole, sai, perché siamo ancora in un periodo, insomma, così, siamo alle porte delle scuole, ma se Sì. ci fosse stato un periodo dove ci fossero stati i bambini a scuola, non so cosa sarebbe successo. Veramente, soprattutto magari Certo. non di notte, ma di giorno sarebbe successo veramente, non lo so, un disastro con vittime molto molto più ampie, perché insomma, lasciamo stare, perché è stato veramente veramente un grosso 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 un caos. Certo, infatti è vero anche qua nel Triveneto, quando alcune settimane fa c'è stata una forte cellula temporalesca che ha spazzato via addirittura un intero camping, il camping mediterraneo a Cavallino a Tre Porti, è un miracolo che non siano morte delle persone, perché io ho visto lì di quelle cose pazzesche, cioè di alberi enormi Certo. caduti, sono andati proprio a verificare insieme anche al collega di Radio Science, Rosario Moreno, tutti i danni ed è veramente un caso che non sia scappato il morto. Allora, guarda, abbiamo un minuto solo Infatti. di tempo, Gianfranco, giusto per dare così un'indicazione a chi ci ascolta, ecco, dov'è che ti possiamo adesso vedere in televisione un prossimo tuo programma? Ma senti, io lavoro a Genova, quindi è tipicamente locale, lavoro su un'emittente, si chiama Telenord. Comunque, beh, io ho tanti contatti perché dovremo anche poi fare delle collaborazioni col satellite, quindi quando ci sarà la possibilità magari di collegarci col satellite, quindi per me è un grande piacere anche così, magari non proprio fisicamente, ma magari televisivamente, magari anche di farmi vedere con tutto quel bellissimo, insomma, pubblico che ho sempre avuto modo di avere a che fare per oltre 25 anni. Quindi per me è un grande onore, un grande piacere, quindi stai tranquillo che Massimo ti comunicherò a breve quando succederà questo, non ti Ecco, preoccupare. benissimo, così magari ne parliamo, magari ti richiamiamo in diretta, ne parliamo un po' di questi tuoi programmi, creiamo un po' una collaborazione mediatica di questo tipo. Radio Sirius è sempre aperta al digitale terrestre, ecco, questo ci tengo appunto anche a dirlo ai nostri ascoltatori, c'è questa nuova Bene. formula che stiamo portando avanti. Io, Bene. Gianfranco, ti ringrazio Dimmi. molto per questo tuo contributo, per questa tua testimonianza sulla situazione, drammatica che, state vivendo a Livorno, ti ringrazio tantissimo e quindi a presto e rimani pure in linea che insieme ci congediamo con i nostri ascoltatori, se non che se non c'è il tempo, do subito un flash rapidissimo per quanto riguarda una scossa di terremoto che si è verificata poco fa intorno alle 20:20 con un magnitudo di 3,7 ad una profondità di circa 10 km nella zona dell'Appennino Piacentino. Comuni maggiormente vicini all'epicentro risultano Morfasso, Grupparello, Bettola e tra le province insomma, di Parma e Piacenza. Le 20:56 insieme a Gianfranco Guarnieri, alla regia Rosario Moreno, ci congediamo da voi. Vi ricordo, Radio Sirius è la vostra linea diretta con informazione. Grazie ancora Gianfranco. Grazie a voi e niente, spero di potervi parlare in una maniera un po' più diversa di questa, magari facendo due risate. Un saluto a tutti e grazie ancora. Grazie, assolutamente sì, concordo.